La necessità di gestire la pandemia ha obbligato la consulta comunale per la promozione del territorio di Pusiano a ridimensionare il calendario di eventi estivi, prevedendo solo eventi di portata ridotta e con pubblico contingentato. Anche il momento più atteso dell'anno, la festa della Madonna della Neve del 4 agosto, sarà interessato ancora una volta da un ridimensionamento, rinunciando così allo spettacolo pirotecnico, alle bancarelle, all'area pedonale, poiché queste attività convogliano naturalmente molti spettatori che negli spazi stretti del borgo e della piazza creerebbero assembramenti non governabili. Perfino la funzione religiosa a mezzanotte il 4 agosto e il punto ristoro per tutto il 5 agosto presso il santuario della Madonna della Neve sono rinviate all'anno prossimo. Ma i pusianesi si stanno attivando comunque per onorare la tradizione della festa molto sentita da tutti. I privati saranno invitati ad illuminare le proprie barche. L'associazione Gli Amici di Santa Maria illuminerà la chiesa a lago e la piazza. Già da un paio di giorni sono state messe in acqua la barca con la Madonna illuminata e le zattere illuminate con la rappresentazione dei fiori. Anche le funzioni religiose al santuario saranno ridotte, si terranno solo il 5 agosto alle 7:30. Sarà celebrata da Don Luigi dalla parrocchia di Cesana, alle 9 Don Francesco dalla parrocchia di Suello, alle 10:30 Don Antonio dalla parrocchia di Pusiano e alle 11 Don Peppino dalla parrocchia di Bosisio. Al termine delle funzioni si potrà assistere alla nevicata che dà origine alla festa della Madonna della Neve. Il consueto servizio di trasporto non verrà effettuato e non si potrà godere del punto ristoro al santuario. L'accesso al santuario sarà regolato secondo le norme di prevenzione che impongono distanziamento, mascherine, disinfezione. L'amministrazione comunale, la consulta per la promozione del territorio e l'associazione Santa Maria sono comunque determinate a mantenere accesa la tradizione per i pusianesi e per i visitatori che arrivano da tutto il circondario e confidano di poter riattivare tutte le iniziative della festa dal prossimo anno.